Ciao, sono Luca e in questo video vedremo cos'è la connessione mente-muscolo barra consapevolezza muscolare e perché è fondamentale per il tuo obiettivo di forma fisica, per fare un salto di qualità in termini di ipertrofia muscolare, che è il nostro obiettivo, lasciando da parte il ciclo di forza muscolare per vari motivi. Quando ti allini ovviamente è fondamentale sentire al meglio il lavoro dei muscoli in termini di contrazione, pompaggio, bruciore, durezza, e sentirai per l'appunto, parentesi, che poi ogni muscolo funziona diversamente in termini di sensazioni muscolari, quindi il tuo obiettivo è sentire al meglio quello che fai, non spostare dei pesi meccanicamente, non sentire niente, dopodiché aspettare qualche mese per poi vedere un eventuale risultato che poi tanto non arriva. Quindi è fondamentale avere un feedback istantaneo, il pompaggio muscolare che ti indica che quello che stai facendo è efficace per te in quel momento. Se non senti niente, andrai a modificare le variabili esterne come serie, ripetizioni, strategia, super serie, piramidale, drop set e esercizi per arrivare al punto in cui senti al meglio quello che fai. Quindi connessione mente-muscolo vuol dire semplicemente sentire al meglio il lavoro di ogni singolo muscolo, che sia pompaggio, durezza, bruciore o altre sensazioni, e sentirai per l'appunto in maniera differenziata che ogni muscolo funziona diversamente, e da lì andrai piano piano nel corso del tempo a personalizzarti la scheda, mantenendo per ogni singolo muscolo ciò che funziona al meglio in termini di serie, ripetizioni, esercizi, strategia, eccetera. Per migliorare la connessione mente-muscolo, oltre ovviamente a farlo mentre ti allini, puoi dedicare una volta a settimana 35 minuti al mio test molto interessante che ho creato apposta proprio per migliorare la conoscenza di te in termini di sentire al meglio ogni muscolo ancora prima di impugnare un manubrio o un bilanciere, per l'appunto aggiungendo un sovraccarico. Quindi come punto di partenza puoi dedicare per l'appunto una volta a settimana in un totale di 35 minuti, 5 minuti ad ogni muscolo, quindi 5 per il petto, schiena, spalle, tricipiti, bicipiti, quadricipiti e polpacci. In questi 5 minuti dedicati ad ogni singolo muscolo vai a alternare 30 secondi di contrazione isometrica e 30 di pausa, 30 di contrazione, 30 di pausa, proprio per migliorare la tua capacità di controllare il muscolo ancora prima di impugnare un manubrio o un bilanciere. Vedrai che per l'appunto non è così facile mantenere la contrazione per 30 secondi, e dopodiché nella pausa andrai comunque ad allungare un po' il muscolo per sentire come sta lavorando, come ancora una volta per migliorare la tua capacità di sentire il muscolo anche nelle eventuali pause. E questo poi, parentesi, poi si applica anche all'ambito allenamento, quando per l'appunto quando ti vai ad allenare, che sei in palestra a casa, puoi fare, se le fai, delle pause attive dove allunghi e contrai il muscolo per sentire come sta lavorando. Quindi il test è creato apposta per migliorare questa tua capacità di sentire al meglio il lavoro del muscolo stesso in termini di contrazione, e ripeto ancora una volta, vedrai che non è così facile mantenere la contrazione per 30 secondi in maniera alternata, perché per l'appunto non è così facile in termini di focus, in termini di contrazione, non solo, sempre con una respirazione regolare. Così facendo, piano piano vai a migliorare la consapevolezza muscolare, poi porterai questa migliore conoscenza di te, questa tua migliore capacità di contrarre i muscoli in ambito allenamento, migliorando la contrazione, perché in ambito allenamento per l'appunto la contrazione non è data soltanto dallo spostare il peso, ma ancora prima dal contrarre consapevolmente i muscoli. E questo vale in particolar modo per gli esercizi per il petto, dove tipo spinte, croci, dove non ti fermi prima con i manubri, ad esempio, parentesi, ma vai a spingere i manubri uno contro l'altro nella fase di contrazione, proprio per massimizzare la contrazione stessa, che vale per ogni muscolo, non è data, ripeto, da solo muovere del peso meccanicamente, anzi, ma dal contrarre consapevolmente il muscolo usando le serie, le ripetizioni, le strategie varie e i pesi utilizzati come un mezzo per migliorare lo stimolo, che però di base è già fornito dalla mia capacità di contrarre il muscolo in maniera efficace ancora prima di impugnare un sovraccarico, che sia manubri, bilancieri, macchine e quant'altro. E sicuramente tutto questo mi permetterà di fare un grande salto di qualità in termini di forma fisica. Ti rimando agli altri miei video, paradigma autoconsapevolezza, e come sempre, se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza come servizio di personal trainer online. Ciao!